oltre a Pavoghera con il passo 4-3-3 tra i pali e Gaione. Numero 2 Cigagna, 3 Celori, 4 Vercesi che va a sostituire appunto Fautario, 5 Balesta, 6 Di Placido, 7 Cocco, 8 Balacchi, 9 Farina, 10 Daniello, 11 Di Gennaro. Risponde il Magenta, 11 punti su 14 in esterna per la formazione di Polizzotto, ex allenatore delle Vigevano. Tra i pali Coldani, 2 Bonazza, 3 Gianni, 4 Mavilla, 5 Candiani, 6 Gazzea, 7 Mele, 8 Cerri, 9 Co, 10 Vasoio, 11 Colombo. Dirige l'incontro il signor Bracconi di Brescia. Si distende l'oltre Pavoghera sulla destra con Coccu. Buono il pallone, arriva il traversone di Coccu, il palo e poi mette dentro Daniele Di Gennaro in sacca dopo il palo, poi è stato pronto a ribadire in rete al secondo. Daniello prova la sventagliata da questa parte per Di Gennaro, arriva il colpo di testa di Bonazza, pallone ancora vivo per Di Gennaro che si accentra, parte il traversone, buono, c'è il raddoppio di Coccu. Coccu raddoppia all'11esimo sul traversone di Di Gennaro, bravo a arrivare in anticipo sul diretto avversario con la punta del piede, mette in rete. Un giocatore di provata esperienza che abbiamo visto anche in Serie D, l'avversario del Voghera con altre maglie. Pallone profondo, arriva il colpo di testa a chiudere di Placido, pallone vivo, Vasoio il palo, poi la schiena di Gaione, è sfortunato qui il Magenta. Intanto c'è spazio qui sulla sinistra da Balacchia di Gennaro, vediamo se si accentra e va il tiro di Gennaro, il tocco dentro per Farina, posizione regolare, Farina pallone vivo e poi clamorosamente non trova la porta. 26esimo, che occasione per l'oltre Pavoghera. Parte di Gennaro dalla bandierina, palla che spiove, arriva Mavilla ad allontanare, pallone ancora vivo dentro Balacchi per Daniello che prova a controllare la conclusione, bravo Coldani in uscita, poi Di Gennaro di destro a girare, Eurogol di Daniele Di Gennaro per il 3-0 al 28esimo. Ancora Mavilla, lo scambio con Vasoio, tocco dentro, la posizione questa volta è regolare, la conclusione, respinge Gaione e poi probabilmente c'è il fallo di Celori, il calcio di rigore per il Magenta. 44esimo, l'occasione per Co, se non andiamo errati, la respinta di Gaione, giallo per Celori contro Gaione al 45esimo. Parte Vasoio e c'è la rete, grande esecuzione di Vasoio che riporta a galla il Magenta. Allarga per Coccu, c'è un po' di spazio davanti a sé, tocco per Daniello, vediamo se va senza palla Coccu. Centralmente c'è Di Gennaro, il tocco proprio per Coccu, vediamo se parte del traversone di Coccu, tocco corto per Di Gennaro, controllo a seguire in zona tiro, lo prova, la parata di Coldani, forse spinto Farina, non c'è fallo, secondo direttore di gara, la conclusione e c'è il gol di Vercesi. Forse c'è stata anche una deviazione, il pallone si è impennato e ha sorpreso Coldani, Vercesi 4-1 per l'oltre Pavoghera. Applausi. Pagliara. L'oltre Pavoghera ha costituito il numero 9 Farina con il numero 18 Pagliara. Applausi di incoraggiamento, di affetto del pubblico del comunale verso Marco Farina che in questo momento sta lasciando il prato del Parisi. Pezzotti in verticale, Moltini ancora allo scambio, Panigale, vediamo se riesce a segnare questa volta, tu per tu col portiere, eccolo qui, il 5-1 di Stefano Panigale a completare la festa dell'oltre Pavoghera.